Buonasera, eccoci qui per una nuova puntata di Atleticat, Nati per correre. Non vedevamo l'ora di essere con voi qui stasera. Ciao Samuele. Ciao Patrizia, buonasera a tutti. Eccoci, sì, è una puntata per noi particolare, lo possiamo dire, e poi vedremo anche il Scopriremo il perché. Intanto passo a salutare immediatamente il nostro collaboratore storico Mario Biagini. Buonasera. Ben trovato. Buonasera a tutti. E stasera abbiamo con noi un'attrice che proprio in queste sere sta debuttando sta portando in scena il suo spettacolo, di cui parleremo stasera. È già stata con noi Agnese Fallongo. Eccomi, buonasera. Ciao Agnese, benvenuta. Ciao, grazie. E passo anche a salutare Laura Duchi, direttore di gara e race director della Roma Ostia. Benvenuta. Buonasera, grazie. E infine Dario Mattacchioni, Centro Fisioterapia Roma. Benvenuto Dario. Buonasera a tutti, buonasera. Sì, eccoci. Beh, dicevo, una puntata particolare per noi, è particolare qui questa sera la presenza di Laura Duchi, non me ne voglio degli altri ospiti, ma per noi era importante questa ripresa. Oggi, questa mattina, c'è stata la conferenza stampa appunto della Roma Ostia. Io non sono stato presente, però ho visto delle immagini, ho sentito le persone, ho visto che si respira di nuovo aria di corsa, aria di voler fare, di ricominciare. Ecco, intanto grazie Laura. Due parole al volo, perché ecco, sono rimasto molto entusiasmato dalla presenza soprattutto di queste persone, e soprattutto ho visto un ambiente familiare tornato a 2 anni fa, si può dire. Grazie a voi dell'invito, Samuele. Sì, è proprio come dici, perché effettivamente si vede che ormai fare anche delle cose che prima erano normali, adesso ci sembrano delle cose speciali, e quindi questa mattina tornare dopo 2 anni in quella sala dove anche 2 anni fa avevamo presentato la Roma Ostia, e però da lì a pochi giorni sarebbe scoppiata la pandemia, e quindi poi sarebbe accaduto quello che tutti sappiamo, la Roma Ostia annullata e tutti i problemi che abbiamo. Dobbiamo dire che poi c'è stata una Roma Ostia, diciamo, però lì c'era un'altra mia. Qui ho rivisto l'ambiente di una corsa vera. Sì, la Roma Ostia di ottobre non l'avevamo nemmeno presentata alla stampa, perché in realtà poi abbiamo, diciamo, avuto l'ufficialità nemmeno tanto di poter organizzare l'evento a 40 giorni, e quindi poi 40 giorni prima siamo partiti con tutta l'organizzazione, non avevamo fatto nemmeno la conferenza. Invece questa volta abbiamo voluto riprendere ad organizzare un evento con tutte le sue caratteristiche, inclusa questa presentazione, che in effetti è stata l'occasione di rincontrare tanti amici della Roma Ostia, non tutti purtroppo, perché come dicevo abbiamo dovuto contingentare gli ingressi, perché purtroppo soltanto al massimo 100 persone ci sono state concesse nella sala della protomoteca, e quindi eravamo tanti, ma non tanti quanto avremmo voluto per risalutare di nuovo il nostro evento. Bene, bene, poi naturalmente vedremo anche delle immagini, parleremo meglio anche dell'aspetto tecnico della gara, dei numeri, insomma poi cercheremo di capire meglio. Allora, bentornato invece a Dario Mattacchioni. Dario, eccoci. Tanto, come dicevo prima, volevo condividere con te questo mio pensiero, che si respira aria buona. Sì, intanto parlare di cose nuove è sempre una cosa bellissima, ecco, siamo qui a parlare di un evento che si terrà tra 2 settimane e che noi podisti ci teniamo tantissimo, è una cosa bellissima, e quindi non vediamo solamente le gare del passato, ma andiamo a rinfrescare un po' quello che è la normalità, e questo ci rende felici, anche perché anche le persone, i pazienti o comunque le persone che conosciamo hanno proprio voglia di ritornare a respirare quello che eravamo prima, ecco, 2 anni fa. E è sempre un piacere stare qua con voi. Infatti stasera l'argomento che andrò a trattare con un bel video è soprattutto lo sblocco del diaframma, della respirazione, dovuto al fatto che per tante ore stiamo con la mascherina. Quindi quello che la prima cosa che tratto adesso ai miei pazienti è respirare, il saper respirare, perché siamo affannati, siamo ansiosi, eccetera. Quindi ci mettiamo prima in una condizione buona di respiro, anche perché questo è molto importante anche sia nella performance ma anche nella vita quotidiana, perché ci rimette proprio nel respiro della vita, che è quello che stiamo cercando.
Bene, bene, allora, grazie Dario, bentornata Agnese Fallongo, la nostra amica attrice, runner e quant'altro. Intanto noi abbiamo intrapreso questo filone di cultura, ecco, di differenziare un po' la nostra trasmissione. Questa sera siamo qui con te e soprattutto tu sei qui per parlarci del tuo spettacolo, dello splendido spettacolo che sta già andando in scena. Sì, abbiamo debuttato il 15 febbraio e saremo in scena per tutta la prossima settimana, quindi fino al 27, a domenica 27, al Teatro Cometa Hoff di Roma. È uno spazio bellissimo che adesso fortunatamente, dopo la pandemia, come dicevamo, si stanno riprendendo anche le attività culturali, quindi invito tutti quanti a venire a vedere quello che è una saga familiare che quindi riguarda un po' tutti, perché si parla di rapporti familiari. Questo titolo dello spettacolo, I Mezzalira, panni sporchi fritti in casa, strizza un po' l'occhio ai Malavoglia, quindi per parlare di una famiglia del sud, e panni sporchi fritti in casa è una vera e propria crasi tra il famoso detto i panni sporchi si lavano in casa e invece la frittura come spartiacque, in questo caso, del rapporto servo-padrone, quindi tra, in questo paese, chi può friggere sempre e chi non può friggere mai. E i nostri Mezzalira, come potete immaginare, non possono friggere mai. Però questa frittura come spartiacque è interessante. Eh beh sì, perché comunque è un po' una simbologia tra il servo e il padrone, che ahimè oggi non esiste più la mezzadria in Italia, però è una condizione che in realtà riguarda ancora tantissime condizioni, perché chi comanda e chi subisce dai tempi dei tempi esiste ancora. Quindi lo spettacolo, c'è una frase che mi piace riportare che dice nel dialetto della famiglia: bisogna tenere il coraggio di cambiare le cose, che è una cosa che riguarda tutti quanti noi, quindi cercare comunque di evolversi e di cambiare una situazione che non ci sta bene, insomma. Anche perché le situazioni non si cambiano da sole, quindi dobbiamo essere sempre noi, certo, ad avere essere, questo coraggio. Certo. Essere coraggiosi. Poi mi colpiva molto quello che ha detto Dario sul respiro, perché tendo sempre un po' a cercare di unire sport e arte, perché comunque anche nel nostro lavoro il respiro è fondamentale, perché comunque anche per la costruzione di un personaggio, se noi ci pensiamo sia in un'attività performativa ma anche nell'attività artistica, il respiro è quello che ci cambia sempre appena cambiamo uno stato d'animo, no? Quando siamo arrabbiati, quando siamo felici, la prima cosa che cambia è il respiro. Quindi io dico sempre anche ai miei allievi quando insegno: è in che stato d'animo è questo personaggio e come respira? E quindi mi ha molto colpito, perché secondo me è un bel link proprio per una sottigliezza legata proprio a un'attenzione al respiro, sia per la salute ma anche per l'arte, perché è fondamentale, perché ci dà subito un check rispetto a come stiamo, quindi sia emotivamente che a livello fisico. Vero. Bene, bene, andiamo a salutare l'ultimo nostro amico. Non l'ultimo, ma per noi è sempre il primo, perché è sempre qui con noi, Mario. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. E naturalmente noi abbiamo... Cominciamo anche nel solito modo, ormai sono tre puntate che esatto. Siamo sempre nello stesso modo. Sì, giustamente, anche perché insomma parliamo del nostro doppio campione olimpico di Tokyo, e cioè di Marcel Jacobs, che giovedì scorso a Lievien in Francia ha vinto appunto per la terza settimana consecutiva una gara sui 60 metri. Possiamo andare a vedere questa gara. Sicuramente da bocciare la regia televisiva, che è stata francese, che è stata una cosa veramente terribile, delle non immagini ci hanno propinato. Comunque sia, aveva questa volta anche dei avversari, dei rivali americani, statunitensi, tra cui Baker, quinto a Tokyo, nella finale di Tokyo, però anche questa volta ha vinto piuttosto nettamente il nostro azzurro, e andando a vincere, ecco, vedete qui, la partenza non è stata certo ottimale, però poi sulla seconda parte è stata veramente nettamente superiore agli avversari. 6,50 il risultato finale, che va appunto col 6,49 in Polonia, 6,51 alla prima uscita stagionale, appunto la media è 6,50. Adesso Jacobs andrà a gareggiare questo fine settimana ad Ancona, ai campionati italiani, dove non dovrebbe avere, insomma, vita difficile. Però questo meeting di Lievien è stato veramente
passerà alla storia per uno straordinario record mondiale sui 1500 uomini, però questo lo andiamo a vedere più avanti, giusto? Sì, e tu sapete, fate una piccola domanda, se secondo te gli avversari di Jacobs non sono scelti forti o perché proprio comunque diciamo, vista così sembra un pochino semplice come ha vinto queste tre gare? Beh, insomma, la superiorità è stata evidente, però è anche vero che l'obiettivo di quest'inverno, ovviamente parlando del settore velocità, sono i mondiali a Belgrado fra 4 settimane. Quindi chiaramente tutti i vari velocisti, soprattutto gli statunitensi, si stanno preparando per questo appuntamento clou appunto di questo inverno. Però insomma, a Belgrado penso che andremo a vedere veramente, veramente delle grosse cose anche da parte di altri atleti azzurri. E ecco, lo dico velocemente, abbiamo dopo 25 anni Maslet ha ottenuto il primato italiano sui 1500 metri, questo a Birmingham sabato scorso, correndo la distanza di 3:37:29, togliendolo al grande Giuseppe D'Urso, e poi sempre a Birmingham il quarto posto con quella migliore prestazione italiana di Gaia Sabatini sui 1000 metri con 2:38:67. Quindi insomma l'atletica azzurra si sta... Non si è fermata certo a Tokyo. Anche perché ci dobbiamo confermare, è stato un lampo alle Olimpiadi, adesso dobbiamo veramente dimostrare che non era un caso, ma veramente. Anche perché quest'anno all'aperto abbiamo i campionati europei e i mondiali a luglio in America. Beh, fa ben sperare, quindi. E allora, adesso intanto passiamo la linea ai nostri amici sponsor. Aspettateci. Ricordate, la salute e il benessere passano dalla tavola e sono condite dal movimento. Fagnani Nutrition, vi aspetto! La Publisport, leader nelle forniture sportive, presenti sul mercato da oltre 40 anni. Produciamo e distribuiamo borse ed abbigliamento tecnico, accessori e articoli per premiazioni, abbigliamento personalizzabile, t-shirt, felpe, cappelli, banner, striscioni, bandiere, roll-up, divise da lavoro. Siamo un punto di riferimento per palestre, piscine e molto altro. La Publisport, una garanzia. Salve, sono Amedeo D'Amico, amministratore della DF 2020. Vi racconto due cose di noi. Siamo assicuratori da più di 35 anni. La nostra agenzia è in grado di offrirvi tutte le soluzioni assicurative. Auto, casa, vita, previdenza, insomma tutto ciò che può garantire il vostro futuro e la vostra serenità. Affidati con fiducia alla nostra esperienza. Ti aspettiamo.
eccoci, siamo rientrati, stiamo parlando della regia, ecco, della regia. Eravamo tutti lamentosi per le immagini di Jacobs e non ci siamo accorti che era finita la pubblicità. Eccoci di nuovo qui, pronti. Allora Laura, diciamo di questa ripresa, a questo punto parliamo un pochino come facciamo ai vecchi tempi, anche di numeri, anche di atleti particolari, soprattutto che cosa, oggi ho visto anche Luciano molto, molto in forma, molto, alcune volte l'avevo visto un pochino più tranquillo, invece l'ho visto, ecco, fiorente. Dici un po' quello che ci aspetterà per questa gara, ecco, soprattutto quanti saremo? Allora, le iscrizioni stanno andando molto bene, siamo a 7.700 eravamo oggi, quindi ci avviciniamo agli 8.000. E, diciamo che eravamo partiti molto bene all'inizio, poi ovviamente nel periodo di dicembre e gennaio in cui c'è stata quella grande incertezza anche le iscrizioni sono un po' andate scemando perché erano tutti diciamo preoccupati dalla situazione e soprattutto quello che dicevamo prima, quello che è accaduto alla Win a Roma, che è stato veramente un episodio molto brutto. Io oggi in conferenza stampa era presente Camillo Scarzelli, ancora gli abbiamo dimostrato la nostra solidarietà, perché veramente non auguro a nessuno che faccia il nostro lavoro quello che è capitato a lui, che poi è la stessa cosa che è capitata a noi l'anno prima, perché anche noi abbiamo avuto lo stesso, però con la differenza che insomma noi ci ha preso proprio alla sprovvista perché la pandemia stava iniziando e quindi nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto, mentre nella situazione sua insomma già la pandemia si conosceva, già si sapeva, già erano usciti dei protocolli federali e quindi vedersi poi all'ultimo momento l'evento annullato addirittura dalla mattina alla sera è veramente una brutta cosa. Noi stiamo facendo appunto dei tavoli con la Regione Lazio e con il Comune di Roma, abbiamo fatto un tavolo anche con la Maratona di Roma, quindi Comune, nel quale abbiamo discusso il protocollo di sicurezza che ci sarà. Posso dare qualche anticipazione, i partecipanti dovranno avere tutti il Green Pass, gli over 50 dovranno avere il Green Pass rafforzato, sia quelli che parteciperanno all'evento e sia quelli che lavoreranno nel nostro staff. Ovviamente i primi 500 metri sempre con la mascherina come è da protocollo FIDAL, perché quello è rimasto, non è cambiato, poi si potranno gettare le mascherine e proseguire a correre senza mascherina, e gli igienizzanti ovviamente al villaggio, anche per entrare al villaggio sempre con il Green Pass, e subito dopo l'arrivo si raccomanda di rindossare la mascherina. Abbiamo tutti i ristori finali divisi come l'anno scorso, quindi da un lato e dall'altro, e anche i ristori durante il percorso per evitare gli assembramenti divisi da una parte e dall'altra. Le onde avevamo progettato di farne tre perché pensavamo di rimanere intorno ai 6.000 come numero, invece per fortuna abbiamo superato questo numero, quindi saremo costretti a fare 4 onde. La prima partirà alle 9 e poi quelle successive ogni 10 minuti, quindi avremo 9, 9.10, 9.20 e 9.30. Per il distanziamento, perché comunque la FIDA l'impone di fare onde al massimo di 2.000 persone, quindi visto che abbiamo superato adesso i 7.500 e andiamo verso gli 8.000, siamo costretti a fare 4 onde. Come ogni anno le nostre onde, e questo veramente me ne voglio vantare, perché noi controlliamo i tempi dichiarati dagli atleti che si iscrivono. Tanto vediamo anche modo... la maglia qui. Sì, qui si vede la maglia della IOMA, e dicevo che noi controlliamo i tempi dichiarati di tutti gli atleti iscritti alla Roma Ostia, e questo è un lavoro che veramente ci vuole tanto tempo per farlo. Lo fa in particolare mio padre, che è un grande amante dei tempi, e Claudio Leoncini, che anche lui con i numeri si diverte molto, però insomma controllare tutti quei tempi non è una cosa facile, ma ci permette questo controllo di avere delle onde omogenee. E io quando vedo l'arrivo della Roma Ostia mi piace vedere sempre anche nell'arrivo rispettati, vedi che arrivano prima quelli con i pettorali più bassi, poi quelli con i pettorali più alti, quindi significa che il controllo, salvo ovviamente qualche eccezione, lo abbiamo fatto bene. E il villaggio sarà sempre aperto a Piazzale Nervi, quindi dove l'abbiamo fatto per la gara di ottobre, al Palalottomatica, e questa volta metteremo una densostruttura perché comunque a marzo fa freddo e stare all'aperto come stavamo ad ottobre non è più pensabile. La maglia l'avete vista, la medaglia
grande novità, la medaglia fatta in legno, l'abbiamo fatta perché volevamo quest'anno incominciare, già stiamo camminando da qualche anno verso l'evento ad impatto zero, che è una cosa a cui dobbiamo cominciare a fare attenzione tutti, quindi cercare di limitare il consumo della plastica e di materiali inquinanti. E questa medaglia è al 100% ecologica ed è veramente molto bella, in foto non si apprezza, però poi secondo me piacerà molto quando la riceveranno gli atleti. Il percorso resta lo stesso, continua a parlare Samuele, io quando vuoi fermami. Perché quello che il tempo che ti do adesso dopo te lo do. Ah ok, quindi la coperta è sempre quella. Va bene, allora lo dico dopo, le altre cose dopo. Le dico dopo. Bene, bene. Allora, Dario, intanto Dario, per fare una gara, diciamo come si deve, bisogna essere in forma, sia psicologicamente che fisicamente, e normalmente in una gara così lunga c'è bisogno anche di un pochino di apporto psicologico, ma tanto invece per quanto riguarda quello fisico, quindi i muscoli a posto, e come dicevi tu prima anche la respirazione. Allora quello un po', intanto prima ci hai detto che anche tu sarai ai nastri di partenza della Roma. Sì. Quest'anno l'ho fatto a ottobre e mi sono regalato il pettorale nero, che era una vita che ci tenevo tantissimo. In me è una gara futuristica, Roma Ostia è sempre, sai, quando uno inizia a correre qual è la prima cosa? È la Roma Ostia, no? Perché è proprio l'obiettivo di tutti i podisti e poi tutto il resto, quindi è un bel regalo e sono felicissimo di questo. Come dici tu, chiaramente senza testa il corpo non va. In questo momento devo dire che le persone rispetto a ottobre si stanno lasciando andare, perché forse qualcosa è cambiato veramente, no? La consapevolezza di vivere con questa situazione. Quindi la testa chiaramente fa viaggiare il corpo. I muscoli devono essere sempre ben rilassati, ben allenati, abbiamo avuto tanto tempo per allenarci visto che non ci sono state gare, quindi secondo me vedremo tanti bei tempi in questa gara, visto che da dicembre, anche prima, che non si gareggia in maniera decisa, quindi siamo ben contenti. Quello che vediamo penso adesso nel video sono tutte tecniche importantissime che stiamo facendo ai nostri pazienti, perché portare per tanto tempo la mascherina che cosa fa? Porta un innalzamento del torace, infatti se noi ci facciamo caso e ci guardiamo allo specchio abbiamo una respirazione molto alta, no? Proprio perché quando si parla con la mascherina non prendiamo fiato, e quindi noi che cosa facciamo? Andiamo a rilassare completamente, rilassiamo gli scaleni e cerchiamo soprattutto al paziente di far sentire che anche la pancia partecipa durante la respirazione. Questo chiaramente durante una gara performante fa la differenza, perché se noi lavoriamo con un diaframma ben allungato chiaramente abbiamo più ossigenazione che arriva anche alle gambe e al cervello. Bene, quindi ci vediamo il filmato. L'ho lanciato io. Ciao a tutti, l'argomento di oggi è soprattutto ridare mobilità al nostro muscolo del diaframma e soprattutto per migliorare il volume toracico. Tutti sappiamo che durante gli sport di endurance non lavorano solamente le gambe, i piedi o il bacino, ma lavora tantissimo anche il nostro diaframma. Quindi più avremo un diaframma con un volume respiratorio maggiore e con elasticità, e più possiamo migliorare la nostra performance e soprattutto avere una resistenza maggiore a questo tipo di attività fisica. Allora, che cosa andiamo a fare inizialmente? Andiamo a ridare elasticità al volume respiratorio. Iniziamo dall'alto, andiamo a sentire intanto la nostra cervicale della nostra paziente, quindi partiamo piano piano ad andare a rilassare completamente la fascia muscolare e andiamo a fare dei test per capire se magari ci sono dei blocchi cervicali che in qualche modo possono impedire il corretto funzionamento del nostro diaframma. Proprio perché dove c'è una restrizione di movimento c'è soprattutto una problematica nello svolgere l'attività fisica e quindi nel muoversi in libertà. Quindi come prima cosa andiamo per bene a liberare la struttura cervicale, mettendo sempre in protezione. Ok,
adesso andiamo ad effettuare dei test per andare a sentire se la parte si è normalizzata, dopodiché andiamo a lavorare nel dettaglio per cercare di ridare elasticità e soprattutto per cercare di sbloccare bene il torace e quindi il nostro diaframma. Posizioniamo le mani in maniera corretta, perpendicolare al torace. Chiediamo al paziente di effettuare la respirazione solamente con la bocca. Prendiamo l'aria, buttiamo fuori. Dopodiché chiediamo di prenderla sempre con la bocca, rilasciamo completamente fuori e in questo modo andiamo a liberare il diaframma e quindi ridare un gioco articolare maggiore a livello del torace. Prendiamo l'aria e fuori. Prendiamo l'aria e fuori, 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 fuori. L'ultima, prendiamo l'aria e fuori. E stop. Quando vuoi. Un altro esercizio che andiamo a fare, cerchiamo di dare mobilità adesso al diaframma, soprattutto verso il basso, per cercare di allentare le tensioni che si creano soprattutto nel ritorno dell'attività, quindi per dare maggior volume respiratorio. Chiediamo sempre al nostro paziente di effettuare la respirazione prendendo l'aria con il naso, buttando fuori l'aria con la bocca, e noi manteniamo questa posizione. Prendiamo l'aria con il naso, fuori l'aria con la bocca, prendiamo l'aria con il naso, fuori, bravissima, adesso la prendiamo in maniera decisa, prendiamo, ok, eccolo qua, e fuori. Perfetto. Adesso abbiamo visto gli esercizi che possiamo fare noi osteopati per cercare di migliorare il più possibile il volume respiratorio e per ridare una buona ossigenazione al nostro corpo, ma il nostro paziente a casa può effettuare degli esercizi soprattutto per allungare e distendere la muscolatura diaframmatica, e questo esercizio, se fatto costantemente, può addirittura un pochino abbassare la nostra frequenza cardiaca, quindi importantissimo per chi svolge un'attività di endurance. Allora, l'esercizio da fare a casa è quello di mettere una mano sulla parte addominale, una parte sulla zona toracica. Andiamo a effettuare una respirazione, questa volta prendiamo l'aria con il naso e portiamo tutta la parte verso l'alto. Quando buttiamo fuori, quindi espiriamo, cerchiamo di spingere i tessuti completamente in basso. Chiaramente la respirazione deve essere effettuata molto molto lentamente. Lo facciamo per circa 10-15 volte, dopodiché ci rilassiamo e lo rifacciamo dopo 5-6 minuti in modo tale per non creare problemi di ossigenazione. Quindi prendiamo l'aria con il naso, portiamo sia il torace che l'addome verso l'alto, buttiamo fuori l'aria e portiamo tutto in basso. Un altro esercizio che può fare il nostro paziente a casa per aumentare sempre il suo volume respiratorio, quindi diaframmatico, è quello di mettere tutte e due le mani a livello della zona addominale, prende l'aria con il naso, quando ispira porta la parte addominale verso l'alto, immaginiamo che abbiamo una corda che ci tira verso l'alto, quando butta fuori l'aria invece schiaccia tutta la zona verso il basso, fa questo tipo di movimento. Prendiamo l'aria con il naso, quindi la nostra zona addominale va verso l'alto, espiriamo e scendiamo piano piano verso il basso completamente. Anche in questo caso facciamo delle serie dalle 15 alle 20 volte e cerchiamo di riposarci 5-6 minuti in modo tale da effettuarlo non più di due volte durante l'arco della giornata. Eccoci. Allora Dario, abbiamo ascoltato con molta pazienza. Naturalmente c'era poco dinamismo, però è una cosa molto importante, sì. Apparentemente si parlava poco di muscoli,
si parlava molto del respiro, come poter fare anche gli esercizi tranquillamente a casa, magari anche per terra, una o due volte a settimana. Tanto questi sono poi dei video che troveremo nella nostra pagina, quindi chiunque vorrà rivederlo potrà farlo tranquillamente, perché è spiegato molto molto semplicemente. Bene. Sì, infatti, molto utile. Soprattutto gli esercizi a casa mi sono molto piaciuti. Sì, grazie. Allora, volevo passare ad Agnese. Eccoci. Agnese, noi abbiamo delle immagini del tuo spettacolo. Sì. Tu intanto ci volevi dire qualche altra cosa, un po' ci hai raccontato la storia. Beh sì, mi farebbe piacere innanzitutto presentare un po' i colleghi che sono in scena con me, quindi Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti. Tiziano ha anche curato le musiche originali dello spettacolo per la regia di Raffaele La Tagliata, che appunto ha curato la regia e ha coordinato le fila dello spettacolo. Possiamo vedere questo filmato? Se sì, 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 assolutamente. Piacere. Salvatore, se ci passi il filmato. Intanto si sta girando in queste sere. Santo questo brodo, santa questa gallina. Alleluia. Santo questo brodo, santa questa gallina. Alleluia. Santo Lusignore, santa la sua bontà. Alleluia. Rendiamo grazie a Lui, pur ci c'è da mangià. Alleluia. Sono Raffaele La Tagliata, sono il regista dello spettacolo I Mezza Lira, Panni Sporchi Fritti in Casa. Questa sera c'è stata la terza replica dello spettacolo, che ha visto in scena Agnese Fallongo, che ha curato anche la drammaturgia dello spettacolo, Tiziano Caputo, che ne ha curato anche le musiche originali, e Adriano Evangelisti. Siamo molto soddisfatti e contenti perché lo spettacolo sta avendo un grande consenso di pubblico, è uno spettacolo divertente ma al contempo nel quale ci si emoziona molto, è uno spettacolo che fa ridere, fa piangere, è uno spettacolo che racconta una storia italiana, quella dei Mezza Lira, una famiglia tipo i Malavoglia, per dire, i Miserabili, una saga familiare dove alle tinte della commedia all'italiana si mescolano quelle fosche del giallo e del thriller. Noi saremo in scena fino al 27 di febbraio qui al Teatro Cometa Off e poi ci sposteremo al Teatro di Torbella Monaca per le date del 4, 5 e 6 marzo e poi in tournée per tutta Italia l'anno prossimo. Regina Clemente, prega per noi. Vergine paziente, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Amen. Preghiamo. Ancora. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, ascoltaci. Ascoltaci. Oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, abbi pietà di noi. Di me. Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse del Signore, di Cristo. De Cristo. Amen. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io, Petrusino, è il nome mio, il soprannome. Giovanni Battista è il nome vero, ma per tutti quanti io sono sempre stato Petrusino, il prezzemolo. Uno a cui piace sempre stare in mezzo alle cose, uno curioso, un impiccione. E infatti, l'impiccio ci stava, ma mio padre sembrava felice, eccitato, sorrideva col sorriso di chi vuole guardare in cielo e con la speranza che ora tutto sarebbe cambiato. Andavamo a stare meglio. Andavamo a stare a via Santa Maria della Speranza. Quella speranza che finalmente alla città nuova sarebbe stato tutto diverso. Eccoci, siamo di nuovo qui in studio. Beh, complimenti. Noi commentavamo già queste immagini. Veramente io ho notato questo tuo sapere, o non so, inventarti il dialetto. Io già ho visto questo spettacolo, però devo... Letizia Vallaguerra, hai visto? Letizia Vallaguerra, no? Sì. E sono rimasto veramente entusiasmato dal tuo dialetto, ecco, e qui vedo, da quel poco che abbiamo visto, che anche qui c'è, ecco, ma da dove nasce questa tua... Beh, io sono proprio appassionata perché credo che il dialetto sia la lingua del cuore. Poi l'Italia è uno dei paesi col maggior numero di dialetti al mondo e io credo che sia
una grandissima ricchezza, spesso dimenticata, no? Poi per tutto un periodo in teatro c'è un po' quest'idea dell'addizione, che è molto importante secondo me, però deve essere sempre a servizio del linguaggio della storia che vai a raccontare. Siccome a me piace sempre parlare degli ultimi, quindi la mia drammaturgia, come dire, va sempre a indagare le vite dei reietti, dei dimenticati, delle persone un po' che non appaiono nei libri di storia, eppure l'hanno fatta. E quindi per questo motivo credo che il dialetto sia più adatto per raccontare le loro vite. Infatti Letizia Vallaguerra, che è stato il primo spettacolo, recitavamo in siciliano, in romano, in veneto. Nel secondo spettacolo, Fino alle stelle, andavamo in tutte le regioni d'Italia, quindi facevamo tutti i dialetti italiani. Tutti i dialetti a seconda della regione. Esattamente, anche cantando tutte le varie canzoni popolari. In questo invece c'è stato un po' un upgrade a livello drammaturgico, perché il dialetto è inventato, quindi ricorda un po' tutte le varie sonorità, principalmente del nostro mezzogiorno, però ogni persona ci può riconoscere un pezzetto del proprio vernacolo e anche riconoscere un po', secondo me, un pizzico della propria storia familiare. Quindi vi invito a vedere I Mezzalira, panni sporchi fritti in casa, fino al 27 febbraio al Teatro Cometa Off di Roma. Grazie. E noi sicuramente ci verremo, Agnese. Vi Mario. Aspetto. Ecco, sì. Mario. Allora, dobbiamo continuare questo... Parliamo di attualità o di del passato? Parliamo d'attualità e poi... Passiamo d'attualità, perché appunto andiamo a rivedere alcune immagini di questo straordinario record mondiale ottenuto da questo fenomenale 21enne atleta norvegese Jakob Ingebrigtsen, che appunto a Lieven giovedì scorso è andato a migliorare il record mondiale di quello che in questo momento nelle immagini vedete che è secondo, e cioè Tefera, che è un record che resisteva dal 2017. Ingebrigtsen, campione olimpico l'anno scorso appunto a Tokyo sulla stessa distanza dei 1500 metri, è andato ad allungare l'ultima parte di questa gara e andare a vincere, ecco vedete la campanella dell'ultimo giro, ultimo giro di 200 metri essendo un impianto indoor. Questo è Lieven in Francia, rimaniamo sempre ammirati e un po', diciamo, arrabbiati da quello che purtroppo non abbiamo in Italia. Questo è un impianto veramente strepitoso, come abbiamo visto ad esempio quello di Birmingham sabato scorso. E ecco, arriva appunto Ingebrigtsen e va a migliorare il primato mondiale con 3:30:60, un risultato pazzesco a livello indoor, al coperto, però di questo atleta che appunto l'anno scorso ha vinto il titolo olimpico a suon di record europeo. Ricordiamo insomma questi tre fratelli Ingebrigtsen, questo Jakob è il più giovane ma sicuramente è quello più talentuoso, quello che probabilmente dominerà il mezzofondo veloce nei prossimi anni. Bene, Mario, volevo farti una domanda, senza lepri poi in queste gare, perché sono talmente veloci? Sì, insomma, chiamiamole lepri, anche se poi in qualche modo hanno dato anche un po', diciamo, disturbo a questi atleti che sono veramente di un altro livello. Però ecco, insomma, come detto prima, in Italia si sta muovendo non poco tutto quanto in tutti i vari settori, però poi anche se lui sì è norvegese, non è italiano, ma un appassionato atletica lo può solamente ammirare ed applaudire, veramente un atleta formidabile. Semplicità di questo ragazzo, sì. Che è arrivato, sembrava non ha fatto niente, esatto, pettinato, esatto. Sistemato, ha fatto un'intervista senza fiatone, ma la semplicità col quale corre, cioè io lo seguo su Instagram e gli allenamenti che fa, sì. Io rimango, cioè, sbalordito, perché dico, ma ha corso? E devi dire una cosa, senza fatica, un e uomo senza fatica. Cosa, non è africano, quindi significa come è stato in questo Ma poi simpatico, una persona veramente che quando arriva è... Veramente strepitoso, veramente un atleta che, ripeto, probabilmente dominerà questa distanza e probabilmente anche i 5.000 nei prossimi anni. Tempo pazzesco. Grazie Mario, e adesso aspettiamo il prossimo filmato che ci hai portato, che ci presenterai dopo. Parleremo di una grande leggenda dello sport mondiale. Benissimo, allora intanto passo la linea ai nostri amici sponsor, a tra poco. Noi, che ci vestiamo per ogni occasione, ma ci sentiamo noi stessi solo quando ci prepariamo per correre. Noi, che viviamo l'attesa della strada come fosse la prima volta. Perché ogni strada è sempre uguale,
e ogni strada è sempre nuova. Noi che nulla può fermarci, perché stare fermi vuol dire sentirci persi. Che quando arriva la fatica, fa parte del gioco. Noi siamo runners, i campioni invisibili. Quelli a cui non importa fare il primo passo, ma riscoprire ad ogni corsa ciò che muove i nostri passi. La nostra rivincita. Flocky, change your step. La casa di riposo Evergreen è una struttura residenziale per anziani completamente immersa nel verde, eccellente per la cura e per il benessere dei vostri cari. Il nostro gruppo è composto da persone valide ed esperte nel settore, infermieri, medici ed operatori sociosanitari, pronte a rispondere alle principali esigenze dei nostri ospiti, sia mediche che personali. Lo scopo di Evergreen è quello di valorizzare ed aiutare i propri ospiti a sentirsi a proprio agio nel nuovo ambiente, in modo da farli sentire a casa. Se cercate il meglio per i vostri cari, contattateci. Info presso Barbara Di Cesare, 337 10 73 187. Il Centro Fisioterapia Roma è specializzato nelle più avanzate tecniche di recupero. Analizziamo la mobilità delle tue strutture ossee e articolari. Individuiamo la causa del problema con tecniche e macchinari avanzati. Permettiamo di riprendere le normali attività senza l'utilizzo di dannosi farmaci. La struttura vanta tra i migliori specialisti che, con le opportune tecniche, garantiscono sensibili miglioramenti in tempi ridotti. Tra i vari trattamenti che è possibile effettuare presso la nostra struttura, TECAR terapia, laser YAG, rieducazione motoria, ginnastica posturale, PancaFit, massoterapia sportiva, riabilitazione sportiva, noleggio delle apparecchiature, onde d'urto, Bemer. Centro Fisioterapia Roma, affidabilità e professionalità. Vi aspettiamo! Sono Alberto Abrizzi, uno dei titolari del Centro Rafael, una società che si occupa di sanità dal 2008 nel quadrante Roma Est della capitale. Offriamo molteplici servizi, dalle analisi cliniche, visite specialistiche, dall'allergologia all'oculistica, all'ortopedia, alla medicina dello sport, all'endocrinologia, alla cardiologia, alla chirurgia ambulatoriale, il servizio anche di senologia con un pacchetto prevenzione donna a 110 euro che comprende visita senologica, mammografia ed ecografia mammaria. Abbiamo anche un servizio di odontoiatria con due poltrone odontoiatriche, ecografie, radiologia, fisioterapia, endoscopie, dei surgery con la nostra chirurgia ambulatoriale. Rafael vi aspetta con attrezzatura all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Rafael si prende cura di te. Eccoci, siamo di nuovo qui. Beh, intanto Maurizio, noi dobbiamo ringraziare i nostri amici sponsor che ci permettono appunto di mettere in onda questa splendida trasmissione, e soprattutto adesso ricominceranno le gare, quindi ricominceremo anche con i nostri filmati. Questa sera abbiamo qui, tra l'altro, il nostro cameraman che di solito ci segue, è venuto a trovarci, Antonio, che speriamo che quanto prima ricominciamo con i nostri servizi fatti appunto sui campi di gara. Allora Laura, io volevo chiederti una cosa, la mia curiosità, ecco, questa è la prima conferenza stampa con la nuova amministrazione e soprattutto con il nuovo assessore allo sport, ecco, qual è stata la tua impressione? Noi abbiamo avuto oltretutto ospite nella nostra trasmissione, abbiamo scambiato due chiacchiere con l'assessore onorato. Quindi dobbiamo passare con questa nuova amministrazione 4 anni, ecco, cosa ti è sembrato? Ma diciamo che io
l'assessore Onorato lo conosco da molti anni, perché lui è stato amministratore del municipio di Ostia e faceva in particolare proprio l'assessore allo sport 15 anni fa, quindi ci siamo conosciuti che eravamo ragazzini entrambi, lui ha qualche anno a meno di me e quindi era veramente un ragazzino e faceva l'assessore al municipio di Ostia, e devo dire che è sempre stato molto sensibile allo sport, al nostro evento, perché comunque è legato al territorio di Ostia e più in generale appunto agli eventi di running, di corsa su strada, e quindi io l'ho visto attento alle nostre problematiche e ne abbiamo molte, e l'ho visto vicino perché ha compreso la situazione accaduta a gennaio alla Guira Rom, e quindi ha capito che per un evento così importante come la Roma Ostia non si poteva arrivare all'ultimo momento ancora indecisi, ma si farà, non si farà, ma come si farà, e se si sveglia qualcuno che una settimana prima dice che le corse sono bombe epidemiologiche, come hanno detto i medici di base in occasione della Guira Rom, che facciamo? Chiudiamo tutto, diciamo a 8.000 persone che si sono iscritte che la gara non si fa più, diciamo ai 500 che devono organizzare, agli organizzatori, a tutti quelli che girano intorno all'evento, che l'evento non si fa più? Insomma, sarebbe stata veramente una figuraccia, e quindi già da un paio di settimane ci sono vicini. Devo dire l'assessore Onorato, ma anche Roberto Tavani della Regione Lazio, anche lui molto sensibile ai nostri eventi, e quindi io li ho ringraziati già oggi, non erano parole di circostanza ma erano parole reali. Credo che l'amministrazione e l'organizzazione delle corse su strada, visto che proprio camminiamo, anzi corriamo sul territorio, è importantissimo avere dei rapporti positivi con loro, e debbono capire che chi fa sport, chi pratica in particolare il nostro sport, che è uno sport che non costa, che fa bene alla salute, che fa bene alla mente, come dicevamo prima, e veramente secondo me le amministrazioni dovrebbero investire tanto in questo, perché la persona sportiva è una persona che ha meno problemi di salute, che gira in bicicletta o a piedi, e che sicuramente è un bene per tutta la società, e io credo che questo debba essere rivalutato assolutamente, anche a spese di chi la domenica vuole prendere la macchina. Pazienza, si farà un po' più di traffico, però noi dobbiamo prenderci le nostre strade, i nostri parchi, e continuare a fare la nostra attività assolutamente al 100%, quindi l'amministrazione c'è e ci deve essere, secondo me. Bene, beh, questo per noi è un buon auspicio. Naturalmente dobbiamo risolvere tanti problemi, soprattutto economici, insomma sappiamo che purtroppo negli ultimi tempi siamo stati un pochino bersagliati da balzelli particolari, insomma giustamente adesso c'è un po' di crisi un po' di tutti, perché noi siamo in crisi perché le gare non sono state fatte, quindi anche con le casse delle associazioni vuote, magari il comune ha bisogno anche di fare cassa, ma molto spesso, quindi è un po' un controsenso. Speriamo di trovare un accordo, e magari più in là potremmo ricominciare tranquillamente a fare i nostri eventi, perché noi abbiamo notato che con la pandemia purtroppo a Roma gli eventi sono praticamente scomparsi. Noi vediamo che in giro per l'Italia si corre più o meno, ma qui da noi, ecco, tolte le manifestazioni importanti tipo c'è l'edizione speciale, possiamo così dire, di Maratona e di Roma Ostia, e poi quella della Guerra Rom che invece non c'è stata, per il resto le gare medio sono praticamente sparite, anche perché ci sono delle spese. Sì, il costo dei servizi di Roma Capitale sono sproporzionati rispetto al budget che hanno tutte le manifestazioni di corsa su strada, quindi nel momento in cui dobbiamo affrontare delle spese che sono superiori alle entrate e che sono superiori a quello che ci possiamo permettere, per dirlo in parole povere, c'è il problema, perché non si riesce. Speriamo che si risolva, perché altrimenti sarà difficile veramente per tutti. Bene, beh, questo naturalmente, adesso avremo tanto tempo per confrontarci con gli altri organizzatori, ma naturalmente magari anche in questa trasmissione più in là cercheremo di fare magari una trasmissione ad hoc per confrontarci appunto con le istituzioni e anche con gli altri organizzatori. Allora Mario, noi abbiamo sempre filmato, sospeso, torniamo indietro. 1956 Olimpiadi di Melbourne. Sì, perché
andiamo a celebrare, a fare un grande omaggio a una leggenda olimpica, appunto Melbourne 1956, Olimpiadi disputate tra fine novembre e inizio dicembre, e parliamo di questa ragazza che all'epoca aveva 18 anni, e cioè Betty Cuthbert, australiana, che va a vincere qua, vediamo i 100 metri filmati recepiti dal film originale di questa Olimpiade, e questa è la finale di 200 metri, dove appunto la Cuthbert va a vincere nettamente. Era da un paio di mesi era diventata primatista mondiale di questa distanza con 24,2. Qui va a vincere in 24,4. Pensate che sia il podio dei 100 metri che di 200 metri è uguale, e cioè Cuthbert medaglia d'oro, eccola qua, 18 anni all'epoca, questa fortissima australiana. E poi secondo la tedesca della Germania Est, anzi della Germania, perché ancora non c'era stata la divisione con il muro di Berlino, Steinbeck, e poi terza l'altra australiana Matthews. Andrà a vincere la Cuthbert una terza medaglia d'oro nella 4%. Non andrà bene alle Olimpiadi di Roma nel 1960 a causa di un infortunio, ma si ripresenterà 4 anni dopo a Tokyo nel 1964, dove addirittura andrà a vincere la medaglia d'oro sui 400 metri. E rimane tuttora l'unica atleta ad andare a aver vinto la medaglia d'oro nella storia delle Olimpiadi, e la medaglia d'oro appunto nei 100, 200 e 400 metri, a parte appunto la staffetta, quindi 4 ore nella sua straordinaria carriera. Poi purtroppo fu colpita da sclerosi multipla, però fu una delle tedofere a portare appunto la fiamma olimpica nell'Olimpia di Sydney del 2000. È scomparsa nel 2017, ma rimane una delle leggende appunto nella storia delle Olimpiadi, e ovviamente in Australia, nel suo paese, è ovviamente un mito di tutta la storia dello sport. Bene, bene, allora grazie Mario di questo amarcord di gare, di atleti soprattutto. Poi ricordiamo, insomma, appunto, come ha detto, aveva solamente 18 anni nel 1956, è una carriera che poi ha finito a 26 anni, si è ritirata, ha cominciato ad allenare, però all'epoca è stata veramente una grande... Cioè, insomma, parliamo di un atleta al pari di Wilma Rudolph, 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Roma 60, come Helen Thompson, la giamaicana vincitrice di 3 medaglie l'anno scorso a Tokyo. Bene, Agnese, allora io ti volevo chiedere, ma qual è il pubblico che viene a vedere questo spettacolo, e qual è il pubblico che voi vorreste che venisse? Ma devo dire che è un pubblico molto eterogeneo, e noi tendiamo sempre a fare spettacoli che parlino a tutti, perché affrontiamo sempre delle tematiche universali. Quindi devo dire che questo in particolare, poi, perché Letizia Vallaguerra è sempre adatta a tutti, però ha una visione molto femminile, no? Quindi tende a empatizzare particolarmente con le donne. E questo invece parla di una saga familiare, quindi secondo me tutti quanti si possono ritrovare un po' sia nella generazione dei nostri nonni, sia invece nella gioventù, quindi anche i ragazzi che sono venuti a vederlo devo dire che hanno ritrovato tantissimo delle loro situazioni. Quindi secondo me è uno spettacolo per tutti. Per tutti. Sì, devo dire per tutti. Bene, e naturalmente ricordiamo il teatro, e soprattutto quali sono i giorni ancora disponibili per quanto riguarda Roma. Certamente, allora siamo in scena da domani fino a domenica, dal martedì al sabato ore 21, la domenica ore 17, quindi pomeridiana, al Teatro Cometa Off di Roma, via Luca della Robbia 47, zona Testaccio. Veniteci a trovare, tra l'altro per tutti i tesserati Cat Sport c'è uno sconto speciale, quindi affrettatevi, perché insomma avrete anche questa possibilità di avere uno sconto sullo spettacolo. Io, se tu me lo permetti, allargherei anche ai telespettatori di Atleticat. Ah, certamente, così, no? Certamente. Ma facciamo questa promessa, quindi anche... Va bene, dai! Oltre che a quelli di Cat Sport. Allora, grazie Agnese, naturalmente invitiamo i nostri amici ad andare... a vedere questo splendido spettacolo. A proposito di spettacolo, io però voglio ricordare un altro spettacolo, sempre un nostro amico della nostra trasmissione, nostro ospite, Roberto Di Sante. Domani sera andrà la prima, ecco qui lo vedete, lo spettacolo Corri,
dall'inverno al Central Park e naturalmente col grande con, attore anche lui, il nostro amico, è stato qui, il nostro ospite. Sebastiano Gavasso, sì. Naturalmente ci sarà la prima, io ecco sarò presente, mi fa molto piacere essere qui, quindi per chi vuole anche quest'altro spettacolo è possibile andare a vederlo. Allora, lo consiglio anch'io, che è un mio collega bravissimo, Sebastiano Gavasso. Bene, magari una sera cercheremo di avervi ospite tutte e due, quando benissimo. È finito i vostri spettacoli, siete in pausa, va bene? Sì, va bene. Allora, Dario, naturalmente abbiamo parlato di respirazione, in questo momento particolare volevo un attimo qualche piccolissimo consiglio da dare ai nostri amici. Adesso si comincia a caricare, perché adesso sì. Roma-Ostia fra qualche giorno, poi naturalmente si passa per la Madonna di Roma e qualcuno addirittura sta facendo un pensierino alla 100 km. Ecco, quali sono le accortezze da prendere? Diciamo che adesso si inizia a fare sul serio, si inizia a gareggiare, quindi credo che siamo tutti allenati, quindi in questo momento qua, soprattutto che mancano 2 settimane, di non strafare, perché quello che è fatto, quindi cercare di mantenere lo stato di forma. Non scordiamoci mai dell'importanza dell'allungamento, dello stretching, ma anche del potenziamento e soprattutto anche del riposo, che è fondamentale soprattutto per affrontare una gara al meglio, perché è meglio essere carichi piuttosto che allenati ma scarichi. Questa è una cosa importantissima. E dopodiché, grazie alla Roma Ostia, che sarà la prepista delle altre gare, ci inizieremo a divertire poi con le altre gare che ci saranno. Bene, Laura, allora, cosa dobbiamo ricordiamo dire? Che le iscrizioni sono aperte ancora alla Roma Ostia sul sito romaostia.it e poi vorrei ricordare che noi stiamo facendo degli allenamenti ogni settimana per preparare appunto alla Roma Ostia. Diciamo che ci è rimasta questa settimana in cui faremo un 10.000 abbastanza allegro, che completeremo gli ultimi 20 minuti con il ritmo Roma Ostia, quindi diciamo un ritmo un po' superiore rispetto a quello che si punta a fare la Roma Ostia. Non so, chi vuole fare 5 al chilometro alla Roma Ostia partirà a 5.15 e farà gli ultimi chilometri 5, anche 4.55. Quindi chi vuole venire a partecipare ci questo vediamo dove, sempre Laura? Alle 9.30, appuntamento 9.15, partenza tassativa alle 9.30 al biscotto. Stiamo facendo allenamento già da 4 settimane. La direzione tecnica, diciamo, sempre di Luciano Duchi, che la settimana prima della Roma Ostia consiglia sempre di fare un 10.000. Questo non tutti lo consigliano, però un bel 10.000 non troppo tirato la settimana prima della Roma Ostia si può fare. E se lo dice Luciano Duchi, che di Roma Ostia ci dobbiamo credere. Bene, noi siamo giunti alla fine di questa puntata. Noi con questo ci vediamo invece anche con Mario lunedì prossimo, naturalmente con altri ospiti. Sicuramente sarà un'altra serata importante, in attesa appunto della Roma Ostia, perché poi lunedì prossimo, l'altro lunedì, sicuramente commenteremo la Roma Ostia. Grazie a tutti e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao, lunedì buona prossimo, serata. Ciao, ciao a tutti.